ovviamente quest'anno non edizione del Parco di Misteri, abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi Reinhold Messner. Buongiorno e grazie per aver accolto il nostro invito. Buongiorno a tutti i bambini, non posso più dire ragazze e ragazzi, maestre e maestri. E stiamo un po' assieme a parlare di montagna. Certo, Reinhold Messner non ha bisogno, diciamo, di essere presentato, comunque il re degli 8000, scrittore, alpinista, ex parlamentare. Questa sera tra l'altro sarà ospite e coordinerà un incontro importante, 60 anni del Trento Film Festival e 60 anni anche di alpinismo, quindi ripercorrerà con 7 personaggi importanti, famosi, che hanno scalato dal 1952 ad oggi appunto tutte le tappe dell'alpinismo. Ecco, come è cambiato? Innanzitutto, chi saranno gli ospiti? Siccome il Festival di Trento vive dal 1952 fino ad oggi, 60 anni, abbiamo deciso di raccontare questo periodo, e un periodo della storia dopo la Seconda Guerra Mondiale, fino ad oggi, usando i capiscuola di ogni decennio. E saranno Joe Brown, è un inglese che purtroppo non viene perché è un po' anziano, un po' vecchio, più vecchio di me. Ci sarà anche in anteprima Cesare Maestri. Poi arrivano i capiscuola degli anni 60, Armando Aste, trentino di Rovereto, Precht è un alpinista austriaco che ancora arrampica, che ha la mia età, 72, 82 Christophe Profi, un francese che è stato il primo a fare in inverno le tre pareti nord delle Alpi, ma anche altre salite come una salita molto bella sul K2, sulla seconda montagna del mondo. La prossima è una donna, Christine Destivelle, una francese che ha fatto come gli uomini le stesse vie. Ultimamente anche le ragazze hanno raggiunto lo stesso livello, quasi lo stesso livello dei ragazzi, arrampicandosi e anche andando in alta quota. Del 2002 parliamo di un tedesco che è Alexander Huber, un ragazzo che ha fatto delle cose incredibili, specialmente sulle Dolomiti, ma anche sul Bianco e poi nelle montagne del Karakorum. E alla fine ci sarà Barmasse, un italiano che ha fatto una via nuova molto difficile sul Chavino, in Libera, da solo, e anche Urubko, un russo, che ultimamente è uno dei capiscuola nell'arrampicata dell'alta quota. Con questo ho già detto che oggi l'alpinismo non è fatto più come negli anni 50, dove un alpinista come Bonatti, Maestri, facevano un po' di tutto. Arrampicavano sulla roccia, andavano sul ghiaccio, andavano in alta quota. Oggi sono tutti specialisti. L'alpinismo si è diviso in più discipline come lo sci o anche altri sport. E l'alpinismo diventa sempre più sport e meno avventura, anche per il fatto che le possibilità di fare vie nuove, di entrare in mondi non ancora esplorati, sono diventate meno e meno. Certo, quindi Reinhold, hai già anticipato.